I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing dedicato a Star Wars, in particolar modo a The Mandalorian. Oggi infatti sono qui a proporvi Paz Vizsla di Hot Toys nella sua versione 2.0. Vediamole insieme. Il box è quanto di più classico ci possa essere per la linea Star Wars di Hot Toys, con uno sfondo nero a bande diagonali di color grigio che mette in risalto l'immagine di Paz Vizsla mentre sfoggia i nuovi accessori rispetto alla precedente versione. La fascia di colore giallo e azzurro in basso riporta il nome, il codice del prodotto ed un'altra immagine di Paz, e si estende ai profili del box, dove ne troviamo l'ennesima rappresentazione. Sul back le solite avvertenze ed i credits. Ma come al solito, la parte migliore dal punto di vista artistico si trova all'interno della scatola, nella cover art, che riporta il logo del mitosauro ed il mandaloriano in una scena di battaglia mentre impugna il suo Gatling su sfondo urbano. E una volta rimossa la cover, si rivela la doll circondata dagli accessori nel blister, a primo impatto molto imponente e massiccia. Veniamo adesso agli accessori, a partire dalla basetta, che ha la classica forma rettangolare con la texture utilizzata per molte delle doll di Star Wars di Hot Toys, forse con qualche segno di usura in più rispetto al solito. Sul fronte la targhetta cromata con il logo di Star Wars ed il nome del personaggio, mentre nella parte posteriore è presente l'alloggiamento per il solito stick flessibile utile per il posing, con relativo supporto. La Vibroblade non è nulla di eccezionale, è realizzata in plastica e ha un'elsa di colore giallo e nero con segni di usura che risultano invece praticamente assenti sulla lama. Di colore nero opaco è abbastanza flessibile ed appuntita, ma piuttosto fragile. Vi è la possibilità inoltre di riporla nello stivale di Paz, ma con le dovute accortezze per non rischiare di romperla. Gli effetti fiamma del jetpack sono i soliti che è possibile trovare nelle doll con personaggi dotati di jetpack, realizzati in plastica traslucida con sfumature di colore che vanno dall'arancione intenso al giallo e dal bianco man mano che la fiamma va ad assottigliarsi verso la punta. Molto belle le texture che vanno a comporre le fiamme. Il montaggio sul jetpack è possibile tramite dei peg da inserire nei relativi fori. È consigliabile utilizzare molta delicatezza e ruotarli all'interno per evitare possibili rotture. Lo scudo di energia è l'unica grande novità rispetto alla versione precedente della doll. È realizzato in plastica traslucida azzurra ed è di forma circolare con dei begli effetti energetici simili a raggi che si possono intravedere in base alla luce che colpisce il pezzo. Il montaggio sul braccio sinistro di Paz Vizsla viene effettuato rimuovendo un pezzetto dall'armatura dell'avambraccio, sostituito dalla relativa replica montata sullo scudo. Hot Toys fornisce tre paia di mani, incluso quello a palmo aperto montato di default sulla doll, e due mani destre aggiuntive spaiate. Il primo paio è quello dedicato alle impugnature del Gatling, con colori differenti dell'armatura e con una scultura sia dei guanti che dell'armatura stessa di buona fattura. La stessa cura viene utilizzata anche nel secondo paio, questa volta a pugno chiuso, mentre le mani destre aggiuntive sono dedicate la prima all'impugnatura della lama, mentre la seconda è a palmo aperto e dita distese a mo' di saluto al cappello militare. Il jetpack è molto curato nella realizzazione, è di un colore giallo-arancione che si alterna ai dettagli neri ed è disseminato da segni di usura che ne mettono in risalto l'utilizzo in diverse battaglie da parte di Paz Vizsla. Anche i terminali sembrano consumati dal tempo e dal calore che sprigionano in fase di volo. È senza dubbio l'accessorio migliore della gamma insieme al Gatling, se tale si vuole considerare visto che è parte integrante dell'armatura, alle spalle della quale può essere agganciato tramite un piano d'invito e due piccoli peg posti nella parte inferiore. Il Gatling Blaster è un'altra chicca di questa doll ed è molto realistico, verniciato alla perfezione con un colore grigio metallizzato. È dotato di due impugnature, una all'inizio dell'arma regolabile in altezza e l'altra vicino alle tre canne con meccanismo di rotazione, che è possibile ruotare di 90 gradi per favorirne la presa. Molto bella anche la realizzazione delle canne stesse,
con la parte terminale di un colore bluastro a simulare l'effetto dato dal surriscaldamento. La resa generale dei dettagli è molto buona, come nella maggior parte delle armi replicate da Hot Toys. La banderola è realizzata in pleather ed ancorata all'arma tramite due piccoli ganci, in modo da permetterle di essere indossata agilmente dalla figure. Il pacco munizioni è flessibile e regolabile, ed è possibile attaccarlo al foro centrale del jetpack tramite peg, anche se una volta inserito risulta difficile da rimuovere ed occorre fare molta attenzione nel caso si voglia eseguire questa operazione. È infine possibile agganciare il mitragliatore al jetpack tramite due peg posizionati sul suo lato destro, che vanno inseriti negli appositi fori del Gatling in modo da poterlo lasciare in posizione verticale sulle spalle di Paz Vizsla nelle pose che non ne prevedono l'utilizzo. L'elmo di Paz Vizsla è ben dettagliato e riporta diversi segni di usura che lo rendono più realistico e la colorazione celeste e blu petrolio gli dà profondità e tridimensionalità. Il visore sul lato sinistro non è mobile e quindi non può essere abbassato. Assente il volto aggiuntivo, non essendo mai stato svelato da Paz per fedeltà al credo mandaloriano. L'armatura sulle braccia è asimmetrica e riporta sullo spallaccio sinistro il simbolo del mitosauro, mentre sul destro delle striature ed altri segni di usura. Sul back si trova l'alloggiamento dove è possibile agganciare il jetpack. La cintura sembra realizzata in pleather, ma in realtà è in plastica ed è costituita da elementi mobili ma non rimovibili. La simmetria viene rispettata anche per quanto riguarda la realizzazione degli avambracci, sia nel colore che nell'armamentario. Il sinistro è dello stesso colore giallo del jetpack ed è provvisto di un cannone con un tubo flessibile adesso collegato. Il destro invece è di colore marrone ed equipaggiato con le classiche armi mandaloriane d'avambraccio. Le gambe sono provviste di elementi di armatura mobili per poter favorire il posing, mentre la gonna sul back è in tessuto, di colore marrone chiaro e non cablata, e va a coprire i vari altri strati di tessuto di cui è composta tutta la doll. La simmetria delle braccia viene riportata anche negli stivali, la cui colorazione varia dal giallo al blu, e sono composti, così come le gambe, da elementi mobili che permettono il movimento agevole delle articolazioni. Nel complesso, armatura e body vanno a costituire una doll massiccia, ma ben proporzionata e scolpita. L'armatura in particolare è riprodotta in modo fedele al live action, con vari segni di usura a scandire le diverse battaglie. Molto bella la varietà dei colori e trovo che dal punto di vista estetico quella di Paz Vizsla sia davvero una delle migliori armature vista nella serie. I vari strati di tessuto che si alternano ai pezzi di armatura rendono il tutto molto più realistico, ma allo stesso tempo limitano tanto la mobilità della doll. Veniamo ora alle articolazioni, a partire dalla testa, che può essere piegata in avanti fin qui e indietro fin qui. Può essere ruotata a destra e a sinistra, volendo anche a 360 gradi, e lateralmente a destra e sinistra. Butterfly joint per la spalla e braccio che può essere portato in avanti in questo modo e ovviamente anche indietro. Doppia articolazione anche per quanto riguarda il gomito, che permette di andare oltre i 90 gradi. Busto invece che può essere ruotato leggermente in modo appena percettibile e in avanti e indietro, anche in questo caso in modo molto limitato. Le gambe vengono limitate da questo pezzo di armatura del bacino, sia nella parte anteriore che posteriore, quindi anche in questo caso il movimento è molto limitato, anche dalla presenza dei tessuti ovviamente. Spostando però le parti mobili è possibile guadagnare qualche millimetro. Doppia articolazione anche per quanto riguarda il ginocchio, anche qui con le ginocchiere che sono mobili. E invece un maggior movimento, maggiore possibilità di movimento per quanto riguarda le caviglie. Ed ecco il solito confronto con altre Hot Toys tratte da The Mandalorian. Abbiamo Mando, The Armorer, Bo-Katan, Ahsoka Tano e Boba Fett. Qui si vede l'imponenza di Paz Vizsla rispetto a tutti gli altri. E qui Luke Skywalker, il piccolo Grogu, Moff Gideon e il Dark Trooper. Ed eccomi qui ragazzi per la conclusione del video e per il voto finale a questo Paz Vizsla di Hot Toys.
Una versione 2.0 di cui sinceramente non si sentiva il bisogno. Le migliorie rispetto alla prima versione sono veramente poche, l'accessorio, quindi lo scudo di energia e poco altro, migliorato leggermente nelle proporzioni, nell'usura dell'armatura e nella resa finale, forse una piccola modifica al colore dell'armatura, ma niente di particolare. È un'ottima doll per chi, come me appunto, non era riuscito ad avere, ad aggiudicarsi la versione 1.0, per chi invece già la possiede è un acquisto non consigliato. Per tutto il resto, ragazzi, comunque rimane un ottimo pezzo, un pezzo bellissimo da aggiungere alla collezione. Non vi posso spoilerare il motivo, se avete visto lo show televisivo, la serie TV, sapete di che cosa sto parlando, è il motivo per cui è un ottimo pezzo da collezione. Va a riempire lo scaffale, sta benissimo con le altre doll ovviamente tratte da The Mandalorian. Il mio voto finale per questa doll è un 8 pieno. Si sarebbe potuto fare meglio, di più su tante cose, ma comunque rimane un'ottima doll, un'ottima figure, un'ottima aggiunta alla collezione. Quindi ragazzi, detto questo, vi ricordo che l'ho comprata, come sempre l'ho acquistata su Il Colosso dei Nerd, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo un prossimo unboxing, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Non mi resta che salutarvi ragazzi, ci vediamo un prossimo video, ciao, a presto!